Riassuntone dell'anno. In questo video vi racconto quanto ho guadagnato, quanto ho speso e cosa ho imparato. Prima di andare nel bilancio di preciso, volevo anche farvi un overview generale del mio anno, del 2020, e poi andare nel dettaglio e raccontarvi quanto ho guadagnato e da quali fonti di reddito e quanto ho speso diviso in categorie. Se non sapete quanto guadagnano youtuber, andate a vedere il video che ho fatto ad aprile, dove dico esattamente quanto ho guadagnato nel 2019 e dico esattamente come guadagnano youtuber. Tutti i modi che ha per guadagnare. Detto questo, partiamo. Questo 2020 è stato un anno particolare, economicamente è stato orribile, sia per il mondo che per l'Italia, PIL negativo, disoccupazione alle stelle, debito pubblico terribile, insomma tutte queste cose qua, però è stato un anno in realtà anche positivo, sarei a dire sul lungo termine, perché ha dato una svegliata. In realtà adesso ci siamo avvantaggiati, il mondo si è digitalizzato, le aziende hanno imparato a fare smart working, l'attenzione dell'umanità è finalmente andata su dei temi molto importanti che non venivano mai presi in considerazione, quindi è un lato positivo questa svegliata che ci siamo dati, secondo me porterà delle cose belle nel futuro. Il prezzo da pagare però è stato quest'anno, e soprattutto non l'abbiamo pagato tutti in maniera equa, e alcune categorie di lavori sono state colpite molto di più. Basti pensare che invece tutte le aziende che lavoravano online hanno visto il paradiso. Non solo le grandi aziende come Amazon, Netflix, Google, Facebook, loro hanno sbancato, ma anche le piccole aziende, quindi venditori di corsi, gente che faceva lezioni online di qualsiasi cosa, loro hanno raggiunto obiettivi imprevisti perché ovviamente hanno beneficiato del fatto che tutta l'umanità in un solo momento si è digitalizzata. Quindi fisicamente il mercato delle persone che potevano comprare cose online si è espanso tantissimo. E quindi un'altra categoria che ha beneficiato di questa digitalizzazione sono stati proprio gli youtuber, in particolare chi faceva e fa cucina, fitness, finanza personale. Queste categorie qua sono esplose, mentre l'unica praticamente categoria che è stata molto colpita è stata quella di chi viaggiava, ovviamente, perché tutti gli youtuber di viaggio hanno smesso di viaggiare. Io fra questi, a novembre del 2019 ero partito per sto benedetto viaggio, dovevo essere in viaggio per un anno intero in giro per il mondo nomade e tornare a novembre del 2020. L'obiettivo era quello di spaccare sul canale e l'ho fatto, ma per 5 mesi in cui ho fatto un sacco di cose, ho viaggiato il mondo, il canale è andato benissimo e poi sono tornato e il nulla più totale. Non solo perché tante persone ormai volevano vedermi viaggiare e si erano iscritte per quello, ma anche perché ho avuto io delle difficoltà proprio a riassestarmi una volta tornato. Il mio grosso problema è stato che non sono mai riuscito a fare piani a lungo termine. Mi spiego. A gennaio ero a Los Angeles, in Italia già si parlava del Covid, a Los Angeles no, quindi io neanche sapevo dell'esistenza. A febbraio ero in Costa Rica, in Italia i telegiornali parlavano solo di Covid, io in Costa Rica pensavo che fosse una roba ingigantita dai media per fare casino. A marzo avevo capito la gravità della cosa, in Italia c'era il lockdown, eppure io volevo fare lockdown a Bali, non volevo tornare in Italia. Ad aprile sono tornato in Italia, però pensando vabbè torno in Italia e sto tranquillo, tanto poi riparto a settembre. Io pensavo che finiva tutto e poi ripartivo a settembre, tant'è che non ho fatto tanti video, mi sono rilassato, non ho pensato neanche a reinventare il canale, non ho fatto piani a lungo termine, non mi sono stabilizzato. E invece a settembre col cavolo che sono ripartito per il mondo, ma stavo ancora in Italia, non si poteva viaggiare, allora ho detto va bene, se sto ancora in Italia prendo casa a Milano, riparto a gennaio. Col cavolo, non ho preso né casa a Milano perché c'è stato il secondo lockdown, nessuno è ripartito a gennaio. Quindi io per tutto l'anno, da marzo a aprile in poi, non sono riuscito a fare progetti a lungo termine, e per come sono fatto io questa cosa mi ha ucciso e mi sono stressato sia per questo problema che per le conseguenze, perché poi quindi non sono riuscito a fare video con costanza, i video giusti, non riuscivo a organizzarmi e man mano che passavano i mesi ero sempre più stressato. E ovviamente ve ne siete accorti che ho perso colpi verso la fine dell'anno, ho capito di dovermi fermare perché ormai mi ero stressato tantissimo, sempre di più, e l'unica cosa da fare quando ti stressi è fermarsi, perché altrimenti fare cose male e fare le cose male ti stressa ulteriormente, quindi una palla di neve. Non lo sapevo perché io non sono una persona che si stressa, io non mi sono mai stressato tanto, questo è il primo anno in cui è successo e ho imparato un sacco di cose grazie a questo stress, però ne ho anche subito le conseguenze, e quindi solamente adesso mi sono fermato e mi sono tranquillizzato e ho fatto piani a lungo termine. A dicembre ho capito questa cosa, ho aspettato le vacanze di Natale per fermarmi, le ho sfruttate e adesso va tutto bene più o meno. Non si vede? Attenzione, non voglio che guardando il video passi il concetto che io mi stia lamentando o piangendo addosso. Sono eternamente grato di fare lo youtuber e quest'anno in realtà è andato bene. È andato peggio di quanto mi aspettassi, ovviamente, ma rispetto a come è andato il mondo e considerando che ci sono persone che erano veramente in difficoltà, io non posso lamentarmi e non posso che essere grato in realtà di fare lo youtuber, che fortunatamente è una cosa che si fa online e mi sento fortunatissimo per questo. Andiamo avanti col video. Detto ciò, anche se lavorativamente con il canale non ho raggiunto i miei obiettivi, personalmente invece sono cresciuto tantissimo, perché necessità fa virtù, si dice, quindi le grandi difficoltà che ho affrontato mi hanno fatto crescere. Stressarmi mi ha insegnato a gestire queste cose. E poi non solo, sono anche cresciuto molto dal punto di vista umano, emozionale, relazionale, perché ho convissuto per moltissimi mesi con Chiara ed era una cosa che non avevo mai fatto, è la prima volta che lo faccio nella mia vita. Non amo raccontare poi la mia vita personale, però lo racconto perché serve. E niente, ho fatto tante cose nuove per la prima volta quest'anno, ho convissuto, diciamo, per la prima volta. Ho iniziato tanti progetti esterni che non conoscevo, quindi ho affrontato per la prima volta, e ogni volta che si va
cosa per la prima volta si sbaglia, questo è un'ulteriore fonte di stress che si è aggiunta alle varie cose. Infatti un altro mio problema è stato che a un certo punto ho messo troppa carne al fuoco, perché tornato dal mio viaggio ho avuto anche l'ansia di dover fare cose qua che ero in Italia e mi sono perso. Passiamo alla ciccia, i risultati di quest'anno. Come è andato il canale? Il 2020 ho fatto meno iscritti del 2019, ma ho fatto un po' più di watch time, di tempo visualizzato. Non è un buon risultato, è un cattivo risultato, perché il mio obiettivo era raddoppiare gli iscritti, il watch time e le visualizzazioni fatte nel 2019. L'obiettivo era farne il doppio nel 2020. E vabbè, che devo dire? Diciamo che il mio obiettivo numero uno era spaccare su YouTube nel 2020 per poi concentrarmi meglio su altri progetti nel 2021, in modo da rendere poi gli altri progetti anche utili sul canale. E nulla, tutto posticipato di un anno, quindi il mio obiettivo numero uno nel 2021 sarà spaccare sul canale. Vabbè, parliamo di soldi. Nel 2019 io non avevo l'azienda, ero Marcello Ascani, quindi fatturavo con la mia partita IVA, i soldi che guadagnavo erano miei. Adesso invece ho l'SRL, quindi tutti i soldi guadagnati nel 2020 sono soldi dell'SRL, Marcello Ascani SRL, che poi pagherà Marcello Ascani. Nel pagarmi ovviamente devo pagare le tasse, eccetera eccetera. Marcello Ascani SRL nel 2020 ha fatturato circa 200.000 euro, un pochetto di meno, che è circa il doppio dello scorso anno. Io non avevo obiettivi monetari perché non era quello il mio obiettivo, sono contento di aver fatturato il doppio dello scorso anno, anche se in realtà molti miei colleghi youtuber, diciamo con iscritti simili ai miei o anche meno dei miei, hanno fatturato molto di più. Ovviamente non sono 200.000 euro che mi arrivano in tasca a me, sono 200.000 euro fatturati al quale vanno levate le spese e al quale vanno levate le tasse. Quello poi sarà il guadagno, il margine dell'azienda, che potrà pagare Marcello Ascani o meno. Ovviamente decido io se pagarmi o meno. Va bene, passiamo con le fonti di guadagno. Dividiamo un po' dalla più remunerativa alla meno remunerativa. È molto semplice in realtà. Sono state lavori con i brand, la più remunerativa, AdSense, quindi YouTube che mi paga direttamente, e l'area membri che ho creato quest'anno. E poi basta. Queste tre fonti in realtà fanno più di 200.000 euro, perché molti lavori non li ho fatturati ancora, in quanto i lavori che si fanno a novembre e dicembre vengono pagati a 60 giorni, ovviamente li fatturi a gennaio e febbraio, e quindi non li ho ancora fatturati. Quindi difatti anche se ho fatturato 200.000 euro, in realtà come quantità di lavoro è un pochino di più. Lavorando con i brand, quindi sia collaborazioni molto pagate, sia collaborazioni poco pagate, sia collaborazioni non pagate, in tutto ho guadagnato circa 140.000 euro. Dico circa perché non sto guardando il bilancio preciso, ma ho la lista dei progetti sul mio Notion, tutti in fila uno per uno, ho fatto il calcolo. E ho lavorato con questi brand qua. Lookauto, che in realtà mi ha solo fornito la macchina, Sky, Nvidia, Rente del Turismo di Los Angeles, Estate, Young Platform, Uber Eats, Philips, PayPal, Startup Impact, Hype, Notion, Crash Travel, Head & Shoulder, N26, Cameo, il Festival della Scienza, SwatchPay, Future Days, Panasonic, Nespresso, Backmarket, Enel Energia, Google Nest, Dyson, Daniel Wellington, Industrial Reboot, il Garante della Privacy, Audible, Tinaba e Samsung. Solo con pochi di essi ho fatto delle grandi collaborazioni, tutti gli altri sono state cose generalmente spot. Il mio obiettivo per il prossimo anno è avere quei pochi brand fidati che mi piacciono, con cui posso fare collaborazioni a lungo termine. Dicembre è stato folle per tutti gli youtuber che hanno fatto una marea di collaborazioni con i brand a dicembre e ad agosto. Io che già ero stressato non ci ho più capito niente, e punto a non ritrovarmi mai più in una situazione del genere. E niente, in totale 140.000 euro, di cui ancora circa 40 ne devo fatturare in realtà. Con AdSense invece sono circa 44.000 euro, al quale però va levato il 10% perché è un costo di gestione che pago al mio multichannel network, un contratto che ho con un'agenzia di management che mi aiuta su delle cose, e quindi in realtà sono 40.000 euro. L'agenzia di management è Studio71, che mi ha aiutato a lavorare con i brand per tutto quest'anno e lo scorso anno. Dal prossimo anno, da marzo, verosimilmente sarò autonomo, quindi avrò la mia agenzia e mi autogestirò. Infine c'è la mia area membri, che è un'area membri a pagamento che ho lanciato per una settimana in maniera molto poco chiara. È stato in realtà un pre-lancio, quindi ho chiesto alle persone di iscriversi su una cosa che ancora non esisteva, con l'obiettivo di creare questa cosa, e sono molto contento perché si sono iscritte in 200 persone. L'iscrizione costava 250 euro, che è molto, perché è un progetto molto ambizioso. Costava 250 euro, di cui 45 erano di IVA. Per le altre cose l'IVA non l'ho calcolata, l'ho tenuta fuori, tutto al netto dell'IVA. Qua mi sono dimenticato, ho fatto un errore di calcolo, quindi circa 32.000 diventa. Quindi in realtà il totale di tutto il fatturato è 140 più 40 più 32, quindi 212. Tutto in grandi linee, non ho fatto calcoli precisissimi. Passiamo alle spese. Ho speso 20.000 euro di collaboratori, quindi non solo Mattia che mi fa le foto e video eccetera eccetera, ma anche lo sviluppo web del mio sito web dell'area membri e un pochino di altri servizi. Ho speso 5.000 euro in trasporti, treni aerei. Ho speso 5.000 euro in attrezzatura, fotocamera nuova, microfono, un po' di altre cose. Ho speso 5.000 euro in servizi web, quindi abbonamenti a siti web, servizi cloud, MailChimp per la mailing list, Vimeo per fare l'area membri, un sacco di cose. E poi altri 10.000 euro per progetti esterni, che non so se mi ritorneranno, più i pagamenti che la Marcello Ascani SRL ha fatto a Marcello Ascani, che sono di circa 40.000 euro, non tutti di stipendio, cioè non tutti i compensi amministratori, ma solamente una parte è compenso amministratore e l'altra parte è rimborsi spesa di alcune cose che ho fatto quando ero in trasferta, eccetera eccetera. In tutto quindi delle spese di 85.000 euro. È tutto un circa perché non ho fatto i calcoli precisi, ma un discorso in grandi linee. Anche la divisione in
categorie è abbastanza grossolana, giusto per capire. Per il prossimo anno non mi pongo obiettivi monetari, ma solamente l'obiettivo di spaccare sul canale. Come vi dicevo, il mio obiettivo non è diventare ricco subito, non è spremere il mio canale il più possibile, non è fare a gara chi fa più soldi. Ho 23 anni, il mio obiettivo è costruire qualcosa che mi duri nel tempo e che a 33 anni sarà ancora su, fra 10 anni. E se divento ricco fra 17 anni, cioè quando avrò 40 anni, a me va benissimo comunque, non è un problema. Ovviamente per fare soldi servono soldi e per costruire cose servono soldi, quindi è importante comunque che la macchina continui ad andare, ma il mio obiettivo numero uno è spaccare con il canale YouTube e portarvi qualità. Detto questo, ricomincerà il mio viaggio in giro per il mondo? Spero di sì. Sicuramente non nelle stesse modalità con cui era partito, perché ormai io sono cambiato e tutto è cambiato, però vorrei ricominciare a fare il nomade, questo è poco ma sicuro, e magari in altre modalità. Inizierà un altro progetto, ecco. Speriamo. Come da prassi, dato che ho fatto il video sul bilancio del mio anno, uscirà anche il video sugli investimenti del mio anno, su come sono andati. Voi mi avete mangiato vivo, perché nello scorso video ho parlato di investimenti in collaborazione con un'azienda, con Tiraba. Mi avrete detto non puoi fare sponsorizzati quei video là, e io vi risponderò quindi nel prossimo video dove parlerò di investimenti, che farò da qui a breve. Farò un confronto fra Tineva e Moneyfarm, che sono i due robo-advisor con cui investo, e farò un po' un overview di come sono andati gli investimenti, i miei pareri su un sacco di cose. Sarà un video un po' più da nerd, diciamo, come al solito, ovviamente non sponsorizzato. Penso di aver detto veramente tutto, sicuramente qualcosa me la sono persa, al massimo ve la scrivo nei commenti, anzi voi pure scrivetemi cosa ne pensate nei commenti, e niente, ci vediamo con il prossimo video, ciao!